Mister Battistini, questo è un bel momento, l'Aquila Calcio e l'Aquila Rugby, non siamo abituati a vederli assieme, invece c'è stato questo scambio di gagliardetti e maglie, sarete impegnati in due finali diverse, due sport diverse, ma sono comunque le squadre più importanti e più rappresentative della città dell'Aquila. Com'è stato? È un'idea così che è nata seguendoci reciprocamente per un contatto anche del mio collaboratore che è Massimo Ermanacotola, che lavora con Mister Troiani, quindi abbiamo pensato di incontrarci, di condividere questa esperienza, di farci gli auguri per le partite che verranno, che comunque quando uno raggiunge una finale ha già raggiunto un obiettivo altissimo. Detto questo, è bello anche uno scambio culturale con uno sport differente, con mentalità differenti, e vedere ragazzi così contenti, così entusiasti, mi fa molto piacere. La stagione che volge al termine, c'è una finale da giocare, al di là di questo è stato un bel percorso, mister, quanto dispiace lasciare anche questo gruppo? Da morire, guarda, il pensiero che domani mattina c'è l'ultimo allenamento un po' mi fa inumidire un po' gli occhi, però sono molto contento di questo percorso, sono stati dei mesi stupendi, sono ragazzi che devo ringraziare ogni secondo per quello che mi hanno dato e che stanno dando alla città e alla società. Pierpaolo Rotiglio, un bel gesto di amicizia questo, non siamo abituati a vedere l'Aquila Calcio e l'Aquila Rugby insieme, invece è una bella occasione per farvi un in bocca al lupo speciale, due finali, due sport differenti, ma comunque le due realtà più importanti della città. Sì, è un'occasione veramente speciale, personalmente mi è capitato molto raramente di avere queste occasioni, e poi insomma è una grande occasione veramente per fare due finali, è veramente una cosa interessante, si respira una bella aria di sport in questa città, è un momento speciale, ce lo stiamo godendo e forse, perché no, potrebbe essere l'inizio di una ripresa di questa città partendo proprio dallo sport, che sta cercando di dare grandi soddisfazioni a questa città un po' annoiata, diciamo, ultimamente. Venendo a voi alla vostra finale, come vi siete preparati durante la settimana? Beh, è stata una settimana molto serena, abbiamo lavorato tanto su di noi perché dovevamo aggiustare qualcosina soprattutto nella velocità e nel volume di gioco, però abbiamo lavorato poco sugli avversari perché li conosciamo bene, poi comunque è una finale, quindi la finale c'è poco da fare strategie, c'è da vincere e basta. All'Aquila! All'Aquila.